Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Prototype. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il nostro primo nodo dei ricordi, quello che ci permetterà di scoprire la verità dietro tutto quello che ci è successo. O così, almeno spera Alex. Tra l'altro ho trovato adesso, cosa sono questi puntini luminosi? Le chiavi forse? Oggetto pietra militare. Ah, oh no, collezionabili. Perché i collezionabili, dannazione. Anche in questo gioco spero che ci sia un potenziamento che ti fa vedere tutti i collezionabili in giro. Vabbè, per ora sono punti gratis, prendiamoli. Grazie. Ecco, già solo in questa zona ne ho trovati 5 e abbiamo recuperato praticamente tutti i punti che abbiamo speso l'altra volta. Guarda, un'altra qui, una là in fondo, una qua dietro. Ottimo, ne abbiamo trovate 10. Ogni pietra adesso... 5.000, perfetto. Beh, sicuramente un ottimo bonus da avere qui all'inizio. Ed eccoci arrivati al luogo della prossima missione, che si trova proprio là sopra. Sì, grazie, l'ho visto. L'avevo visto anche se non mi zoomavi. Entriamo dentro. Accedi al menu e compra la schivata per iniziare questa missione. Ma scusami, ma non me l'hai fatto fare l'altra volta? Perché ora sì? No, aspetta, forse posso acquisirli anche senza la chiave, giusto? Scatto 1, potenzia le articolazioni. Ah, ma allora... allora, ciao. Ma io pensavo che la chiave mi serviva. Anche la planata direi che è utile. Scatto aereo turbo. Migliorare il salto potrebbe essere utile. Calcio volante turbo e presa in corsa ci serve. La presa in corsa assolutamente. Calcio volante, raggio d'azione, danni calcio, ottimo contro gli elicotteri. Ma sì, aumentiamo anche la nostra velocità e la potenza dei salti. Per adesso direi che siamo a posto. Questo qui, a parte che non abbiamo più soldi, ma possiamo aspettare un attimo. Planare, sì, grazie. Allora, aspetta. Quindi così... Ecco fatto. Bella la planata. La planata è bella. Dai, è una figata sta cosa. Andiamo. Allora sorellina, che cosa hai scoperto? Jesus Christ, don't do that. Sorry. Okay. E c'ha ragione. There's nothing left there. Well, it doesn't matter. I've been looking at your laptop. Laptop? Yeah. It came in a package the day after you went AWOL. Look. Mi sa che l'abbiamo mandato noi. I've seen that girl before. Era la tua ragazza. Makes sense. There are only two names in the file. One is yours. The second is this woman, Elizabeth Green. She's still in isolation at the Gentech building. Do you know who she is? Hey, no. She is. She knows more than I do. God. She's just a girl. What kind of fucking monsters are these people? Una corporazione. Can't remember. Sto giro letto così. Che cazzo hai detto? Axiom will sweep to the river. Brimstone will encircle the entire sector and detain anyone moving through the area. I want this contained by daybreak. Sì, sicuramente. I'm not interested in excuses. Get it done. I have a situation I think your team is well suited for, Captain. How long until your men are in place? We're prepped and waiting for orders. We can be wheels up and boots on the ground anywhere in the city in 15. Benissimo. With respect, sir. A suppression operation in a city of 12 million is slightly more than my men can handle. Nah. The situation has already evolved, Captain. You're not participating in the containment action. Your team has a single target. Alex Mercer, codenamed Zeus. He's carrying... Ah, ma gli manca il braccio questo. ...my man and smash through a two-foot steel door. You interested? I'm your man, sir. I don't need to tell you what's at stake. Sono un cacchio di agente americano. Ho perso un braccio in guerra e ora dirigo tutta la baracca. Allora, raggiungi la Gentech.
La cosa buona è che, porca miseria, grazie alla planata, possiamo farci dei bei pezzettoni volando, insomma. Basta salire in un punto alto e puoi arrivare ovunque. Aspetta, altri 5.000 punti, grazie. Ce ne sono altre? Non che mi sembri, non mi sembra di averle visti. L'importante è non cadere mai a terra, perché sennò poi la gente si spaventa. Ed eccoci arrivati al nostro obiettivo, che si trova esattamente qua sotto. Eccoci arrivati, anche se è tutto buio. Elicottero in arrivo, ovviamente. Non lo so, ma lì c'è una palla verde. Se non ricordo male, quella palla dovrebbe fare qualcosa di brutto per noi. Devo riuscire a trovare un punto in cui io mi possa cambiare. Un punto senza soldati o troppe persone in giro. Ok, forse qui dovrei essere lontano da occhi indiscreti. Ok, that should get me to the perimeter. I don't think it'll be enough to get me inside. I need someone with rank. Lo so, però individuo il comandante della Jettech, che si trova esattamente lì dove vedo quella catena di DNA. Salve, salve, sono un soldato come tutti voi. These spooks aren't just digging in, they're taking over. Allora, facciamo con calma, perché sennò qua la gente si prende male. Ok. Quel macchinario fa esattamente quello che mi ricordavo. Ci fa individuare. Ma noi per fortuna siamo abbastanza abili. Il tizio dove si trova? Sopra o sotto? Mi sa che si trova sopra. Ci sei solo tu? Ah, ottimo! Abbiamo ciucciato uno che era nella trama degli intrighi senza neanche saperlo. Allora, l'elicottero mi sembra abbastanza lontano. Nessuno ci sta guardando. Perfetto, ecco che ci siamo. Allora, no. Il tizio che cercavamo era sotto. Era sotto, però... Ecco, ora il problema sarà scendere. Ecco fatto. No, no, tranquillo, sono solo un super soldato. Non hai visto Capitan America? Allora, il punto adesso è riuscire a superare questo macchinario senza farsi sgamare. Il problema è che il tizio continua a girare. Quindi a sto punto mi sa che l'unica soluzione che abbiamo è continuare a passare. I rilevatori villari ti individuano anche quando sei camuffato. Quando la loro luce diventa gialla ti stanno rivelando. Quando la luce diventa rossa ti hanno individuato e lanciano l'allarme. E allora aspetta. Aspetta che mi allontano. Ecco, così siamo lontani, perfetto. Ciao, sono un soldato, vieni qua per favore. Qualcuno ci sta guardando? Per infiltrati nella base individuo e consuma il comandante della struttura. E con le sue sembianze potrai accedere indisturbato. Lo so. Venga qui per favore. Ecco fatto. Ho sbagliato il tasto, perché ho fatto cerchio e poi subito triangolo, ma il gioco non me l'ha rivelato che l'avevo fatto. Per fortuna sono stato abbastanza veloce. Ok, siamo camuffati come dobbiamo. Sbrighiamoci, passiamo subito dall'altra parte prima che quei cosi diventino rossi. Sbrigati, sbrigati, sbrigati. Ottimo. Uff, che culo. Allora, a parte l'errore di aver fatto triangolo invece che subito cerchio. Ok, però ce la siamo cavata.
perché tutto sto casino? Madonna. Ah, è la tipa dell'altra volta. Cioè, del ricordo. O meglio, del ricordo, dei file. Sì, siamo noi, ok. Elizabeth Green. Ciao. Minchia. Vuole consumarci questa. Sono visioni del futuro quelle? A parte che quello è un cartonato, cioè è un'immagine piatta della città. A parte quello. Ok, mostroide viola. Credo sia arrivato il momento di fuggire, Alex. O di combattere, vedi tu. Combattere fuggendo, che male. Merda, cazzo, cazzo, merda, merda. Allora, vorrei, ecco, rubare. There's not enough military here to slow them down. I need to know what you know. Ma sai già come sparare, scemo. Yes, private, you're guarding a hole in the fucking roof. You've been briefed about what we're up against. We're not secure until these skylights are sealed, so unless you want to pull shit patrol until your mama forgets what you look like, stand your sorry ass right here until you're told to do otherwise. Now move it, sir! Ok. Ma tanto sapevi già sparare, Alex. Che cazzo vuol dire? Allora, non mi ricordo come si schiva. Fermo un attimo. Abbiamo acquisito la schivata, ma non mi ricordo come si fa. Direzione R2. Ah, giusto, giusto. Allora. Allora. Conduci i cacciatori. Non ho visto. Nella base militare. Allora, ero un attimo preso. Ero un attimo preso e non ho visto che dovevo solo scappare e basta. Su, 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 vieni. Bello lui. Seguimi. Forza, vieni, bello orsacchiotto. Aia, che dolore. Aia, ma basta. Aia, troppi, troppi. Eccoci arrivati. Madonna mia. Uff. Forza mostroidi. Andate, distruggete e mangiate tutti. Aspetta. Prendilo. Ok. Vai tranquillo, Alex. Grazie al lanciamissili puoi tutto tu ora. Che in realtà stiamo usando il lanciamissili solo adesso, perché Alex è ancora debole. La realtà è che a inizio gioco l'abbiamo ammazzato facilmente. Vieni qui. Afferralo però. Continuava a colpirlo e non l'assorbiva. Oh, finalmente gli artiglioni, che cazzo. Potere degli artigli sbloccati. Il cacciatore ha ottenuto il potere degli artigli. Il potere non ho visto, artigli e combo mosse unici. Accedi al menu, sì, grazie. Premi super attivare e disattivare il tuo potere d'attacco. Madonna, gli artigli. Aia, che male. More of them, and I'm just getting started.
Perfetto, questi ce li pappiamo tutti ora. Dov'è il fucile? Mi fa... Sono contento che i fucili non gli fanno nulla a questi. Non abbiamo altri lanciarazzi, vero? Per fortuna... Gli artigli fanno male. No, consumalo, bravo. Nuovi poteri? Madonna! Quanti cacchio sono? Oi, basta un po'. Dovrei consumare qualcosa per curarmi. Aspetta. Ho sbagliato tutto della mia vita. Non vedo, c'è il fumo. Calmo. Beccati questo. Ok, dai che l'abbiamo colpito con lanciarazzi. Prendilo e consumalo. Uff, almeno ci ricarichiamo la vita, dai. Aia. Che calcio incredibile in faccia che gli abbiamo tirato. Basta un po' con ste combo, maledizione. Ah, aspetta, lo scudo si attiva mentre corriamo. Ma che figo. Allora, aspetta. Consumiamo anche questo. Ecco fatto. Ma quanti cazzo sono? Potere scudo troppi danni. Vabbè, chi l'avrebbe mai detto? Sconfiggi i cacciatori. Oh, aspetta, aspetta. Dammelo. Non so come devo fare. Ok, basta solo colpirli. Calmi tutti. Siete in troppi. Ma la realtà è che potrei anche menarli. Solo che il gioco pensa che tu sia troppo debole per ucciderli tutti. Dai che ci siamo. La realtà è che se riuscissi a consumarli, almeno ci guadagno qualcosa, no? Allora, aspetta che ho bisogno di un po' di pappa. Perfetto, è morto. Allora, calmi tutti. Dammi quel lanciarazzi. Aia, che male. Non riesco a muovermi. Ma porca di quella miseria. Ok, ce ne mancano solo due. Vorrei riuscire a consumare qualcuno per potermi curare. Non vedo, è tutto troppo buio in sto gioco. Madonna mia. Allora, calmi. Ci muoio qua, ci muoio. Ok, calmo. Consumalo. Ok, che culo. Aspetta, aspetta, aspetta. Perfetto. Altro cibo. Ce l'abbiamo fatta? Non lo so.
Dov'è l'ultimo? Ah, è ancora lì. Ma porca. Oh, finalmente. Madonna mia. Non finivano più, Non finivano più sti stronzi. È morto schiacciato, ma poveraccio. Noi stiamo benissimo, l'importante è quello. Siamo rimasti noi e quel tizio lì in piedi. Missione completata. Esca mutante. Quanto abbiamo fatto? 25. Sblocca 20 migliora. Minchia. Sbloccato 3 eventi. Oh, ma è ancora vivo uno. Ah no, era ancora il soldato che era rimasto lì. Ma scusami. Cioè la base è esplosa e distrutto tutto e i soldati rimangono lì impassibili. Perfetto, siamo riusciti a camuffarci. Il problema di sto gioco è che è veramente troppo scuro. Non si vede nulla la sera. Va bene, vediamo queste suddette migliorie allora. Abbiamo sbloccato lo scatto aereo, il recupero aereo. Un attacco nemico ti ha scagliato lontano, usa il recupero aereo per riprenderti in fretta. Potrebbe essere utile. Potere degli artigli, artiglio terreno. Genera un letale artiglio che si estende nel corpo, sbuca sotto i nemici, combinano con modalità appuntamento a migliorare la precisione. Grazie. Potere dello scudo che è inutile. Il potere del pugno martello. Oh, questo sì che è utile. E la visione termica, ok. Ti permette di vedere attraverso il fumo gli oggetti. Tuttavia il tuo raggio d'azione è limitato. Visione termica quando il fumo macera ostacola la tua visuale. Non lo so. Prenderei la combo questa qua del martello per adesso. E questa qui la teniamo da parte. Questa qui della visione termica la teniamo da parte. Ah, la salute, quella è importante. La consumazione furtiva, questa assolutamente. Questa ci serve. Ti permette di consumare la preda in disturbato posizione dietro le spalle. Premi R1 per aprire il menu camuffa. Quando indicatore consumo è furtivo evidenziato, premi cerchio e consumare furtivamente. Va bene, abbiamo ottenuto un nuovo potere, più di un nuovo potere, abbiamo fatto un bel po' di casino. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti.